Allora, da dove cominciamo? Comincia tu, Ah, io? lascio a te l'onore, nonché Beh, l'onere, devo dire. da dove si parte allora? Vai maschietto, su, apri le danze. Quanti anni è che non facciamo qualcosa insieme? Un bel po', sì. Sarà almeno più di 4 anni. Sì, avevamo Puffetta piccolissima, quindi che 4 anni, forse fai anche 5 o 6, vai. Quindi, beh, vabbè, ci sentiamo spesso, quello non è il problema principale. È che magari nel corso di questi anni, da quando, diciamo, abbiamo separato le nostre strade, abbiamo separato anche le nostre ricerche in qualche modo. Seppure su molti fronti siamo arrivati più o meno anche alle stesse conclusioni. E tematica, ecco, principale di cui parliamo anche questa sera sono questi famosi archetipi planetari, il fatto che comunque questi miti antichi o queste divinità del passato in qualche maniera ancora oggi influenzano le nostre vite. E come magari non solo ci siamo accorti sperimentandolo anche sulle nostre esistenze, sia quando eravamo ancora una coppia e poi separatamente, ma lo abbiamo visto anche lavorando con le persone, quindi come molto spesso escono fuori questi lati così particolari di indeterminate persone che molto spesso si possono associare anche alle vicende degli antichi miti, cioè di questi personaggi antichi che in qualche maniera fanno da corollario anche di base alla nostra storia. Tu come hai affrontato questa cosa nel corso di questi anni? Ti sei dedicata a varie cose, alle costellazioni familiari, a diversi ambiti di ricerca? Diciamo che ecco, nelle nostre specializzazioni, mentre comunque ecco, lo storico sei tu, quindi sei sempre stato lo storico di famiglia, io sono sempre stata invece quella un po' più impregnata del lavoro sulle emozioni, quindi più attenta a Esatto. capire co cosa c'è dentro. Poi effettivamente il dentro e la storia convergono in un unico quadro, ma ecco, il mio lavoro è partito più che altro da quelle che sono le ferite e quindi anche le strutture umane. Mi sono accorta che parlare di 5 piuttosto che 6 o 7 o 8 ferite è veramente un qualcosa ecco, si corre il rischio di minimizzare, no? Quindi mi sono proprio accorta che invece dietro ogni percepito addirittura, quindi dietro ogni sentito, si va a generare quindi una sorta di problema, no? Quindi nel momento in cui c'è un Esatto. sentito, una sensazione di qualcosa che non è vitale, che mette in pericolo l'esistenza, si va a generare un problema a cui poi si trova una soluzione. Interessante proprio anche la parola per me archetipi, quindi archetipos, le tipologie di strutture che come un arco vanno a scaricare il peso del nostro percepito, della nostra esistenza, per fare in modo di tenerci in piedi. Un po' proprio quello che di fatto nell'architettura, e tu lo saprai meglio di me, insomma lo sai meglio di me visto che anche l'artista di famiglia sei tu, ecco, anche in architettura l'arco era proprio la struttura antica, che per eccellenza faceva in modo di distribuire il peso di ciò che stava sopra per unirlo a ciò che stava sotto, per tenerci in piedi. Quindi direi che gli archetipi forse sono proprio delle strutture che in qualche modo, a fronte di sentiti non biologici, non logici per la vita, ci hanno aiutato a stare in piedi. Che ne Ma pensi? altra cosa, esatto, ma la cosa più interessante è che molto spesso un po' lo dimentichiamo perché utilizziamo così anche come una moda il termine archetipo, ma archetipi significa immagine. Quindi all'interno di questo significato possiamo inserire di tutto, cioè dall'immagine riflessa delle costellazioni che sono i nostri miti antichi nelle quali viaggiano apparentemente i pianeti del nostro sistema solare all'interno durante il corso dell'anno, quindi riconoscere
la storia di questi personaggi e paragonarla anche con le nostre esistenze o con le vicende storiche dell'umanità, ma anche andando ancora più indietro, oltre al nostro sistema locale, c'è anche un sistema immaginale molto più grande, cioè molto più gigantesco, che è quello cosmico e universale, e dove lì queste immagini diventano qualcosa di ancora più evanescente e per noi ancora inimmaginabile. Quindi l'immagine poi non solo costruisce la struttura, costruisce le forme, quindi va a costruire anche le nostre storie, quindi anche le nostre singole esperienze, ma va a creare poi anche tutto quell'insieme di aggregati, combinazioni, relazioni, eccetera, che poi rendono anche le nostre esistenze qualcosa simile al mito. Assolutamente, tanto che appunto ogni archetipo trova archetipi che effettivamente nella sua storia hanno un senso. Insomma, è interessante vedere come le coppie cosmiche, le coppie mitologiche vanno poi a ritrovarsi e a ricostruirsi, a ricostituirsi anche qua. Ahimè, però, vivendo anche gli stessi tipi di copioni. E questo forse è il limite di tutta questa faccenda, che insomma in realtà noi siamo un po' la vita, un po' come Dioniso, ricordo quando parlavamo appunto di questo archetipo che trascende gli archetipi stessi, no? Qualcosa forse di più profondo e nucleare, e che come Zagareo appunto era il flusso della vita in tutte le sue forme, no? Quindi che era libero da tutti gli schemi, che avrebbe potuto tutto. E invece nel momento in cui ci identifichiamo con una forma, con un'immagine ben precisa, andiamo poi a, al netto di quello, non vivere tutto il resto. Sì, però ho notato anche un'altra cosa, cioè all'inizio c'è l'inconsapevolezza del proprio archetipo, cioè ognuno di noi persegue sempre lo stesso copione, cioè un po' come i film, no? Moltissimi film o moltissimi romanzi hanno la stessa trama di fondo, quindi cioè, da un punto di vista proprio archetipale c'è sempre il fratello buono, quello cattivo, c'è sempre quello che sopravvive e l'altro muore, c'è la parentela, c'è anche nella parentela il fratello e lo zio cattivo, come si vede anche nel mito antico di Osiride, di Sette o di tantissimi altri, come nel Re Leone, in Amleto, tra lo zio cattivo che uccide il padre, cioè c'è sempre, ecco, come base una trama simile, e il fatto che comunque sia personaggi nella finzione ma anche nella realtà vanno a riperpetuare sempre la stessa storia, in questa inconsapevolezza non riescono a capire la trama di fondo di cui essi stessi sono prigionieri. Quindi l'accettare il fatto di vivere un copione già scritto che risiede nel nostro archetipo e nel nostro mito o planetario cosmico è un primo passo anche per la propria liberazione. Cioè, una volta che hai compreso chi sei, una volta che hai trasceso anche quello che sei, riesci a fare anche il salto successivo. Quindi ci sono vari, a mio avviso, per come l'ho studiato e l'ho visto anch'io con le persone, cioè, ci sono vari livelli, quindi un po' come i famosi giochi a livelli, dove mano a mano devi prendere consapevolezza dei vari passaggi che stai facendo, perché li devi affrontare, se no altrimenti dal primo livello non puoi arrivare al decimo. Quindi devi lentamente acquisire sempre più padronanza e consapevolezza di te stesso per elevarti sempre di più. Lo stesso vale anche nelle nostre esperienze terrene, più che altro, cioè materiali, anche se a mio avviso il problema degli archetipi esiste anche a livello energetico spirituale. Perché sì, è vero che sei un gradino superiore, ma se anche quello non riesci a superarlo, rimani fermo in quello stato energetico. Quindi, cioè, l'universo è strutturato in un modo ben preciso e funziona con determinate regole. Se non riesci a capire quei meccanismi, rimani imprigionato all'interno di quel meccanismo. Sì, oltretutto più di ciò che si è, direi più esattamente ciò che abbiamo rappresentato. Questo termine mi piace tantissimo, perché effettivamente se proprio dovessimo parlare in termini archetipali, ciò che siamo realmente, nuclearmente, è Zagareo, no? Sarebbe quindi l'assoluto, la vita, la forma, quindi l'assunzione di forma da parte di qualcosa che è l'inizio di tutto questo gioco. Poi l'identificazione fa invece l'archetipo, quindi si può quasi dire che in realtà siamo la vita. Questa vita gioca
E in questo gioco a un certo punto si identifica col personaggio che però lui sta rappresentando. E la cosa divertente è che poi ogni rappresentazione può essere anche bellissima, come gli attori quando recitano su un palcoscenico si divertono tanto, a patto che ricordino che è una rappresentazione. Quando invece credono di essere ciò che rappresentano, lì scatta poi il ginepraio, no? Dove veramente ognuno crede di essere quello buono che si interfaccia con quello cattivo. E la cosa interessante poi di questi archetipi è che quando tu vai a parlare con questi due fratelli, ad esempio, ognuno dei due in realtà si identifica con quello buono. E qui arriveremo poi al tema che vorrei portare, che parlerò in ultimo, porterò in ultimo, che è un po' l'archetipo, oltre, diciamo, tutti quelli che abbiamo, di cui stiamo parlando, e quindi quelli più legati alla parte greca piuttosto che latina, ci sono anche gli archetipi un po' più moderni, come quello, ad esempio, del dio cristiano, ma in realtà non solo cristiano, diciamo delle religioni abramitiche, che tuttora ricoprono, insomma, una grandissima parte, no, nella mappa religiosa della Terra, e che di fatto ci parlano poi della sensazione di innocenza e di essere quello buono, di essere quasi l'eroe a servizio della divinità. Ma se poi andiamo a leggere anche i miti greci ci accorgiamo che sti eroi quanto erano eroici, ecco, questo concetto di eroe va un po' rivisto. Quanti ne hanno ammazzati, quanti cuori infranti, quante ingiustizie perpetrate con l'idea di portare la bandiera del giusto e del vero. E questo forse fa riflettere poi anche nelle nostre vite, no, Federico? Sì, perché comunque se andiamo ad analizzare tutte queste storie escono fuori anche le magagne, insomma. Cioè, senza andare a scomodare i personaggi semidivini, quindi metà uomini e metà dei, ma se andiamo a prendere in considerazione solamente gli dei, troviamo di tutto, massacri, stupri, incesti, cioè... Troviamo una carrellata di situazioni che poi, guarda caso, nella stragrande maggioranza delle nostre esperienze su questo pianeta hanno fatto da corollario anche della vita di ognuno di noi all'interno della nostra famiglia, a livello anche sistemico, genetico, eccetera, cioè portandoci dietro anche tutto questo carico di memorie e di impronte anche a livello di DNA che continuano ancora ad oggi a condizionarci, cioè sono delle vere e proprie potenti cristallizzazioni di tutti questi, di tutte queste immagini, sia positive, diciamo, che negative, anche se sono due termini, due ali che possono essere opinabili, però per comprendere, no? Il confine poi non è mai netto, dipende dalle non è mai netto, però per comprendere un po', ecco, qual è quello più la cosa più accettabile rispetto a quella che lo è un po' meno, insomma, esatto. Dalle cose da fare o che si possono fare. Però ecco, ci accorgiamo come tutto questo si cristallizza dentro di noi, cioè quasi come fossilizzandosi. Quindi tutte le volte che ritorniamo su questo piano, quindi ci rincarniamo su questo pianeta, fin tanto non riusciamo a comprendere questa roccia, questo cristallo che ci portiamo sulle spalle, non riusciamo a scioglierlo, diventa estremamente difficile capire anche noi stessi cosa ci stiamo a fare qui e come poterci orientare non solo su questo pianeta, ma anche al di fuori. Ma diventa difficile tutto! Dalle relazioni alla vita lavorativa, cioè questi archetipi poi sono così pregnanti che se, al di là ovviamente del cammino, del viaggio di ognuno, ma in realtà vanno a interferire anche nella parte più quotidiana, quindi non è un discorso di esclusivo appannaggio degli spiritualisti o comunque di chi sono interessati, delle persone interessate a un cammino spirituale, ma di fatto persino ai materialisti interesserebbe questo discorso. Sì. Perché arrivare a... Oddio, ci sono dei materialisti a certi livelli che se ne occupano perché lavorano in qualche maniera per indirizzare le menti collettive delle popolazioni verso un dato obiettivo. Guardiamo quello che è successo in quest'ultimo quasi anno e mezzo con il famoso virus, senza nominarlo perché altrimenti rischiamo di essere censurati. Quindi anche quello è un enorme archetipo, un'enorme immagine che è stata impressa nella mente di tutti noi, che poi è associabile alla malattia, alla morte, alla disperazione, alla sofferenza, alla solitudine,
al dramma, quindi si porta dietro un corollario a stile vaso di Pandora, che insomma non è indifferente. Se pensiamo, no, Federico, che alla fine per definizione canonica è ufficiale, il virus è un'informazione, ecco che alimentata così tanto, parlandone H24 su tutti i telegiornali, insomma, viene da chiedersi quanto di fatto pompi questa cosa e permetta una diffusione. Esatto, cioè il virus è un'informazione non solo da un punto di vista genetico, adesso lo sta diventando pure il vaccino, ma a livello mediatico solamente il virus è diventato ormai una nuova piccola, insomma, una nuova discreta divinità, perché è sempre nominata, abbiamo ingigantito così tanto la sua egregora da renderla veramente. Anche come tutta la parte del vaccino, no? Come è stata presentata un po' come l'archetipo del Salvatore. Del È stato, Salvatore. non so se vi ricordate le prime fasi in cui c'era la sperimentazione, le prime dosi, quando le tirano fuori in questa immagine che sembrava appunto idilliaca, no? Sembrava quasi una processione, con di fatto un'effigie sacra. E, insomma, tutto questo Esatto. diventa interessante se si inizia a leggere tra le righe e a vedere di fatto cosa tutto questo rappresenta. Infatti, cioè, Infatti, tutto è tutta la rappresentazione, quindi tutto quello che accade è possibile decifrarlo attraverso i simboli, compresa anche la nostra vita. Cioè, è ovvio, nel macro è molto più semplice perché essendo tutti i giorni bombardati di informazioni, cioè, chi è capace riesce a captare tutti questi simboli e dargli un certo significato. Quindi chi è un po' a digiuno di queste cose, ovvio che ha delle difficoltà, ma anche nel piccolo tutto questo ci permette anche di poterci orientare all'interno della nostra vita, che è la cosa che facevano anche gli antichi, cioè gli antichi quando uscivano fuori leggevano il volo degli uccelli, se il cielo era nebbiato, se stava per piovere, cioè se cadeva una foglia, se fioriva un fiore, cioè da tutte queste cose riuscivano a cogliere attraverso tutti questi simboli anche vari significati delle loro esistenze. E pensiamo anche al teatro greco, no? A proposito di archetipi, al significato, all'utilizzo e la funzionalità del teatro greco, che era una sorta di costellazione familiare dei primordi, no? Una Esatto. rappresentazione in cui di fatto venivano alleggeriti tutti i presenti, tutti gli spettatori. Quindi, insomma, direi. Infatti, il pubblico che si medesimava negli attori e nelle tragedie greche, quindi nel dramma che veniva messo in rappresentazione, appunto come avviene nella costellazione familiare, e immedesimandosi con i personaggi capivano anche la loro vita, le loro relazioni con gli altri. Quindi, Le proprie hubris e le proprie nemesis. Perché è esatto. bellissimo come l'intero concetto poi filosofico è disumanamente immenso, no? Perché addirittura si osserva nelle stesse storie degli dèi come loro stessi erano comunque soggetti alle leggi dell'universo. E quindi ogni volta che peccavano, tra virgolette, di hubris e quindi commettevano un atto di arroganza, di tracotanza, avevano ovviamente un contraccolpo che era la nemesis, no? La conseguenza materiale di quello che avevano messo su. E è divertente come l'emblema di questo, per esempio, è insomma, non tanto nella parte divina, ma il mito conosciutissimo di Icaro che si avvicina al sole e ovviamente con delle ali fatte di cera avvicinarsi al sole risulta fatale. Questo cosa ci insegna? Che di fatto non è un qualcosa di un peccato, ecco, e quindi non c'è una punizione. Però ci sono delle cose che violano delle leggi, come quella del calore che scioglie la cera, e se ne paga le conseguenze. Quindi fondamentalmente l'inconsapevolezza è ciò di cui paghiamo le conseguenze di continuo. Ma non soltanto l'inconsapevolezza in sé, l'inconsapevolezza mista al credere di sapere tutto. E anche questo direi che appartiene tantissimo alle nostre vite, che forse è ciò che di più grande ci causa disagio e ci porta poi non solo a non porci le domande, ma anche a vivere con dolore le relazioni piuttosto che la parte quotidiana. Sai,
da che abbia memoria solo uno ha detto so di non sapere, e da allora nessun altro l'ha più detto. Quindi è molto difficile sapere accettare il fatto di non sapere. Quindi se solamente Socrate, ancora oggi lo nominiamo per questa frase, e a lui per antonomasia affibbiata, vuol dire che è estremamente difficile affermare una cosa di questo genere. Cioè, affermarlo per noi stessi, cioè il fatto, cioè io non so, cioè io non so chi sono, cioè, cosa ci sto a fare qui, perché mi trovo su questo pianeta, che tipo di relazioni ho con le altre persone, perché durante la mia vita mi accorgo che periodicamente, ciclicamente mi accadono le stesse cose seppur variate, oppure inizio delle relazioni che hanno più o meno lo stesso tipo di processo, cioè iniziano, sono meravigliose, poi a un certo punto decadono e svaniscono. E quanto siamo convinti delle nostre visioni, no? Mentre avviene tutto questo. Esatto. Cioè. Le nostre interpretazioni ci sembrano sempre sacrosante, l'altro ne ha diverse, ma quelle oggettive sono sempre le nostre. Ma anche perché quando ci sei dentro e quindi vivi tutto questo dentro senza riuscire a guardare fuori, sei vittima all'interno di questo meccanismo. Nel momento in cui tu sei dentro ma riesci a guardarlo anche da fuori, cioè diventi anche l'osservatore di quello che ti sta accadendo, che incomincia a cambiare la situazione, perché incomincia a prendere consapevolezza di quali sono queste dinamiche di cui tu in quel momento ne sei in qualche maniera, tra virgolette, vittima sacrificale, e comprendendo questo meccanismo inizia anche un processo tuo interiore per cercare di risolverlo, ma purtroppo nessuno, pochi, riescono a intraprendere un percorso di questo genere, perché qui siamo completamente ignari di quello che realmente. Credo che proprio nel quotidiano, poi nella praticità, no? Faccio un esempio, nel momento in cui litighiamo con qualcuno e stiamo tanto, tanto convinti della nostra posizione, ciò che ci frena anche a dire so di non sapere sono altri simboli, forse più moderni, come quello del peccato, no? Della colpa. La colpa. E questa cosa qua ci porta a dire, deve essere colpa di qualcuno, io non la voglio. Poi in realtà la sento dentro di me, se no non cercherei di scappare da questo. Però dico, io non la voglio la colpa, allora è colpa tua. Allora se non è colpa mia e non è colpa tua, di chi è la colpa, no? Quindi questa è cosa di qualcun altro. Esatto, ci porta sempre a non metterci in discussione. Un po' come dicesti tu tanto tempo fa, no? Mi mettesti quella vignetta che diceva, c'erano solo due persone all'inizio di tutto, la Genesi, e già la colpa non era di nessuno. Insomma. Alla fine poi ci ha rimesso il povero Abele, dell'unico scemo della famiglia, poverino. Come sempre, tanto poi, no, come dice la Bibbia stessa, le colpe dei padri ricadranno sui figli, e anche questa è una situazione molto interessante da vagliare. Però... Infatti, perché già era la prima famiglia, è già stato un disastro peggio di Beautiful, insomma, quindi... E già ognuno credeva di aver capito tutto, eh? Ognuno infatti. Nella difesa delle sue posizioni. Quindi anche qui è proprio molto interessante vedere come continuiamo a ripetere questi copioni in cui è sempre colpa di qualcun altro, ma in realtà se io dico che è colpa di qualcun altro è perché forse sta colpa me la sento addosso, e se non la affronto mai, quanto ne rimango schiavo? E allora mi viene da farti una domanda, Fede, quanto invece di essere schiavi di archetipi o cose esterne in realtà siamo schiavi di emozioni nostre che non vogliamo mai affrontare? Beh, le emozioni sono il primo stadio di tutte le difficoltà della nostra esistenza. Cioè, addirittura io ho conosciuto persone che avevano paura della felicità e di essere felici. Per un certo periodo della vita lo sono stata anch'io, cioè non lo nascondo. Adesso invece sono anche troppo farfallone, insomma. Però, nel senso, a parte questo, cioè, conoscere persone o avendolo vissuto in prima persona, il fatto di arrivare a non accettare le proprie emozioni o anche non accettare se stessi, e quello che implica il fatto di accettare se stessi in similitudine con determinate emozioni, questo è uno dei primi problemi che tutti quanti affrontiamo e che ci tengono qui ancorati, cioè, ci tengono ancorati all'interno
non solo dei nostri problemi, ma anche all'interno di questa illusione che si alimenta poi di tutte queste emozioni, soprattutto quelle negative, quelle che portano alla depressione, alla sofferenza. Illusioni poi fondamentalmente, no? Quelli, perché poi sono tutte illusioni. Porta, soffri. Esatto, cioè molto spesso quando magari ancora oggi mi prendono momenti di stanchezza più che altro, dove la stanchezza mi può portare alla malinconia o anche a un certo tipo di sconforto, adesso che ho imparato mi osservo da fuori e guardo da dov'è l'origine di questa malinconia, di questo conforto che mi prende, vado a risalire dove si è originato e una volta che ho trovato l'origine lo comprendo e lo risolvo. Però riuscire a fare una cosa del genere non è semplice, non è semplice accettarlo, poi più che altro è l'accettazione, cioè la famosa accettazione, no? Di cui si parla anche nelle filosofie orientali, è difficile accettare tutto questo, cioè, si pensa sempre che siano gli altri che vivano queste cose, no? Cioè, si ritorna al discorso del teatro, del film, della sceneggiatura, eccetera. Cioè, lo vediamo negli altri, gli altri soffrono, gli altri gioiscono, gli altri hanno queste storie e noi ci immedesimiamo. Però quando poi siamo noi a ritrovarci all'interno di questi meccanismi, allora lì iniziano i problemi seri, perché non li comprendiamo, non li accettiamo e automaticamente incominciamo a creare tutta una serie di ulteriori problematiche che molto spesso poi si risolvono anche in tragedie, che ci sfuggono di mano. E anche la difficoltà di accettare fondamentalmente nasce dall'idea che esista qualcosa di giusto e qualcosa di sbagliato. E questo è stato detto e rafforzato soprattutto da tutta la religione abramitica, no? In cui Dio dice: io giudico, sono un Dio geloso, e dove addirittura c'è una frase, l'ho letta stasera. Non avrai altro Dio all'infuori di me. Perché porca miseria, cioè, ti permette. Se li rispetti va bene, se non li rispetti sarai dannato, te, i tuoi figli e i tuoi nipoti, fino a 4 generazioni, ma se invece rispetti i comandamenti allora va bene, allora ti grazio. Ma c'è addirittura una frase dove dice che Dio dubita di tutti i suoi servi, non si fida di nessuno, e a maggior ragione trova difetti anche negli angeli. Quindi uno nasce con un'informazione nel collettivo, quindi nelle nostre cellule, perché comunque è vissuta da tutti i nostri antenati, e cioè una roba del genere, cioè, vivi con un attimo, no, di oddio, cammini un po' su gusci d'uovo, non aspetti altro che il momento di capire come e perché sei sbagliato. Quindi anche in tutto questo, anche riuscire a vedere che non c'è un giusto e uno sbagliato, ci sono solo cose, e queste cose spesso rappresentano qualcosa, ma per vedere cosa rappresentano non ti puoi fermare all'apparenza. Se ti fermi al giusto o è sbagliato, non risolvi niente. Esatto. Però tutte queste informazioni ci sono dentro di noi, e se non prendiamo coscienza di queste cose che vagano nel campo collettivo e con cui entriamo a contatto fin da neonati, con lo sguardo dei nostri genitori, e come si fa? Cioè, è chiaro che le viviamo talmente in maniera automatica e inconsapevole da non riuscire nemmeno a vederlo, perché poi il problema non è che queste cose ci sono, è il posto che gli diamo. Perché se noi sappiamo che una cavolata, quante volte ci capita di pensare una cavolata? Scatto una risata e via. Il problema non è che queste cose ci sono, ma è che per noi sono ingombranti. Gli diamo uno spazio nella nostra coscienza che di fatto non meriterebbero, no? Cioè sarebbero cose da osservare, farsi una risata, vedere quanto siamo comici. E quasi come uno studio antropologico, ecco, no? Quindi vedere anche se stessi in tutte queste cose è più come uno studio antropologico che come qualcosa di serio. Quanto ci prendiamo sul serio, Federì? Dalla tragedia greca bisognerebbe passare alla commedia. Esatto, che ce n'è, no? Di tragicomicità. Appunto, perché sennò altrimenti diventa tutto molto più complicato di quanto non è. Cioè io molto spesso, anche quando tengo i miei seminari, l'ultimo l'ho finito 2 giorni fa, è stato anche quella una piccola tragedia. Sono reduce, però anche quando spiego ai corsisti queste cose, li invito sempre a raffrontare la loro esperienza con quello che osservano nella natura.
che cosa fanno gli animali, che cosa fanno persino le piante, che noi pensiamo che siano immobili, ma in realtà è No. un'immobilità fittizia perché le piante sono in perenne movimento. Però riuscire, ecco, a avere un raffronto, un confronto tra le nostre esperienze che comunque abbiamo alienato nei confronti della natura, perché l'uomo si è alienato completamente, cioè l'uomo, seppure ancora un animale, da un punto di vista biologico, è completamente alieno a tutto quello che ha a che fare con la natura, e l'abbiamo visto e lo sappiamo. Però nel momento in cui una persona che inizia questo processo di trasformazione e ritorna all'interno della natura e si mette ad osservare quello che gli accade intorno, si rende conto non solo della complessità, ma al tempo stesso della semplicità dell'esistenza di questi esseri, che comunque sia vanno avanti tranquillamente, cioè rispetto a noi non hanno i problemi di alzarsi la mattina, andare a lavorare, passare prima dalla posta per pagare le bollette, portare i figli a scuola in orario perché se no gli mettono la nota, oppure arrivare nell'orario giusto al lavoro perché se no hai il tuo capo che ti sgrida, e tutte le incombenze che puoi avere durante l'arco della giornata. Gli animali tutto questo non ce l'hanno, eppure vivono anni all'interno del loro contesto naturale, all'aperto oltretutto, perché pochi sono gli animali che hanno pure delle tane e quindi si riparano dalle intemperie, e comunque hanno le loro relazioni, hanno le loro vite sessuali, hanno le loro comunità e hanno questa capacità di muoversi e di vivere all'interno di uno spazio più ampio del nostro, perché noi abbiamo relegato le nostre esistenze nelle case, nelle città, nei paesi, in agglomerati ulteriormente artificiali, dove poter vivere ed esprimerci, mentre loro invece tutto questo non lo fanno. Seppure anche il regno animale o il regno vegetale, rispetti come basi fondamentali le leggi universali, le leggi cosmiche. Quindi, anche se magari non conoscono questi archetipi, queste immagini, questi miti, come magari siamo riusciti noi a interpretarli nel corso dei millenni, però dentro di sé hanno un'informazione che comunque gli permette di mettere a frutto tutte queste cose, di poter vivere la loro vita naturalmente, cosa che noi non facciamo più. Sai cosa c'è, Federico? Che gli animali è molto difficile che vivano un po' come il processo di Zagareo che lo porta a essere Dioniso, no? Con la percezione di morte. Perché l'animale, se per esempio viene abbandonato dalla mamma e non viene allattato, in natura non sopravvive per poterlo raccontare. Se si trova appunto senza nessun punto di riferimento, fondamentalmente perso, muore. Mentre invece noi viviamo tutte queste cose anche in maniera non proprio oggettiva, no? Quindi le viviamo come percezioni. E quindi andiamo poi a strutturare un sacco di cose. Poi giù il bambino che viene rifiutato dalla mamma sopravvive. Però come sopravvive? Ovviamente si crea tutta una personalità, o meglio, si allinea un archetipo per poter sopravvivere a tutto questo. La bambina che si sente senza punti di riferimento, sì, con un padre che però è in alto, inarrivabile, e una mamma che fondamentalmente non c'è, l'ha vissuta solo a livello uterino come ambiente, qui diventa Venere, diventa un'Afrodite. Mentre invece in natura, se viene scaricata, perché si sente appunto persa, muore. Non ha bisogno di andare a ricercare la mamma in un ambiente o in uno spazio, di circondarsi dell'amore degli altri e corteggiare tutti, perché non sopravvive per poterlo fare. Quindi la natura, a tratti per qualcuno, per qualche filosofo, qualche scienziato, è sembrata spietata. I leopardi stesso, no? La descrive come una matrigna. E in realtà no, la natura semplicemente ha un equilibrio tale per cui in realtà niente viene perso e ogni esperienza è un tesoro. Ma non è detto che quell'esperienza sia fatta su misura delle nostre morali, tutto qua. Noi invece abbiamo addirittura sviluppato queste morali antitetiche rispetto alla vita e abbiamo cercato di plasmare bios, la vita fisica, sulla base delle nostre morali e il risultato è fondamentalmente questo artificio che viviamo attorno a noi, questa situazione di cui parlavi, no? Esatto, poi l'hai detto prima, la natura matrigna, cioè l'archetipo della grande madre.
che è quello che raccoglie e racchiude tutti, probabilmente anche gli altri archetipi, perché è la madre universale, è l'anima mundi, quindi all'interno anche della stessa madre ci sono tutti gli aspetti di quella che è la natura stessa, sia in, da un punto di vista dualistico benigno che maligno. Quindi lì si fa ancora più difficile l'accettazione anche della figura della madre con tutte queste possibili variazioni sul suo stesso tema. E lo stesso dicasi del padre. Cioè, l'abbiamo visto anche noi, cioè, anche noi siamo rappresentazioni archetipali di due genitori, quindi io sono padre e tu sei madre. Però quanto è difficile anche comprendere il nostro ruolo di genitori e anche il nostro archetipo di padre e di madre all'interno di questo contesto. Quindi noi siamo più fortunati perché attraverso le nostre esperienze, i nostri studi, magari abbiamo acquisito uno spettro più ampio delle varie possibilità che un genitore può essere anche nei confronti dei propri figli, ma chi invece è cresciuto in una società religiosa o iperreligiosa, con certe morali, con certi modi di essere una famiglia, di crescere i propri figli. Diciamo morale, religiosa, perché religere è una cosa completamente diversa, no? Il ritorno è una cosa diversa delle morali, che anzi fermano il ritorno, però sì, sono completamente d'accordo. Diventa estremamente difficile, lì sei vittima all'interno di quel meccanismo, non riesci a comprendere, tu cerchi di fare il genitore, ma entri in conflitto con te stesso e anche nei confronti della tua stessa famiglia, quindi della compagna, della moglie o viceversa, e dei propri figli, e magari vai anche contro tendenza nella tua stessa società che non ti comprende. E qui si arriva a un nucleo anche importante, che noi siamo la natura, siamo madre e siamo padre. Cioè, dentro di me, di fatto, non c'è mica solo il DNA mitocondriale, c'è anche quello paterno, e dentro di te altrettanto. Quindi tutto ciò che in realtà noi osserviamo fuori e con cui crediamo di aver litigato, di avere dei sospesi fuori, in realtà tutte queste cose qua esistono dentro di noi. E finché io non risolvo questo come stessa, finché io non prendo le cose come sono state, che per me non è più nemmeno una questione di accettare, è una questione di stare con quello che c'è, perché non poteva essere diversamente, quello è. Se poi io sono fusa in un contesto, c'è questo, c'è questo, c'è questo, c'è il muro, ci sono gli oggetti mobili, e io inizio a rifiutare, in realtà l'effetto non ce l'ho su tutto ciò che è attorno, il muro rimane il muro e gli oggetti rimangono gli oggetti. Ce l'ho su di me, che divento piccolo, accartocciato e contratto. E questo accartocciamento, questa contrazione, noi tendiamo a continuare a portarcela appresso, e quindi diventa una lotta con tutto ciò che è, una lotta con la realtà. E noi ci chiudiamo in un mondo di fantasie che fondamentalmente combattono, fanno attrito con la realtà, ma è una guerra impossibile, perché la realtà rimane tale. Esatto, poi consideriamo fantasie quelle che sono delle realtà, e consideriamo delle realtà quelle che sono delle fantasie. Quindi ci inganniamo ulteriormente anche in questo modo, complicando ulteriormente le nostre esperienze. Sai, Fede, io credo che alla fine sia la verità talmente semplice, talmente banale, tra virgolette, passami il termine, che la mente non ci può stare lì. La mente ha deciso che deve trovare una serie di opinioni. No, perché non comprende il fatto è che tutto sia semplice. Sì. Siccome la semplicità molto spesso, soprattutto nella nostra società occidentale, è vista come banale, come una banalità, come qualcosa che ha poco valore, in realtà in quella semplicità si racchiude tutta l'esistenza e tutto quello che è l'universo stesso. Noi, siccome non riusciamo a comprendere il concetto di semplicità, abbiamo la necessità di ingigantirlo, complicarlo, renderlo sempre più difficile, in modo tale da superare quelle illusioni che ci siamo creati per comprendere quella semplicità. Semplicemente facciamo questo, purtroppo. Eh sì, è molto interessante come Aletheia, la verità, la realtà, è, mentre invece noi abbiamo talmente incamerato tante informazioni,
tante appunto modalità di vedere le cose, proprio anche dal collettivo, che diventa assolutamente automatico cucire un'opinione su ogni cosa. Non riusciamo più a guardare un albero, un tramonto, un uccellino, perché già il fatto di avergli dato questi nomi ci portano a non stare nell'esperienza, a non essere lì, mentre invece essere lì ci farebbe sentire in sintonia, in sincronismo con tutto ciò che è attorno, con tutto ciò che è dentro, fuori, con tutto, con la natura stessa e con tutte le forme in cui questa natura si esprime e manifesta. E invece, ecco, imprigionati dalle nostre opinioni, che come dicevamo prima ci sembrano tanto oggettive, tanto sicure, perché ci danno dei riferimenti, a volte ci fanno sentire superiori agli altri, buoni, migliori. Quindi siamo fondamentalmente drogati di tutte queste sensazioni fittizie date da queste illusioni, tanto che alla fine mi viene quasi il dubbio che non ce ne vogliamo mica tanto liberare. È un po' più complicato stare nella realtà. Come mi disse una ragazza con la quale ho lavorato per un certo periodo 2 o 3 anni fa, lei a un certo punto si accorse da sola di questa illusione. Mi disse: ma lo sai, Federico, cosa ho compreso alla fine? Che noi questa finzione ci piace, e ci piace talmente tanto che ci stiamo bene, ce la siamo arredata come abbiamo voluto e ci restiamo dentro fin tanto che ci farà comodo. E tutte le nostre vite sono così, cioè indossiamo delle maschere, come facevano anche nella tragedia greca antica, per rappresentare i personaggi, e lo stesso facciamo anche noi tutti i giorni, cioè indossiamo delle maschere, ci facciamo vedere agli altri con qualcosa di diverso che in realtà siamo, ma che abbiamo paura di esternare o di far vedere alla luce del sole. E su questo fondiamo buona parte della nostra vita. E ci raccontiamo anche tutta una carrellata di bugie, non solo agli altri, per far credere una verità che non c'è, ma soprattutto a noi stessi. Quindi, cioè, siamo noi alla fine i creatori di questa illusione. Cioè, siamo noi che ce la siamo creata, ce la siamo poi abbellita e bene arredata, e continuiamo a farlo perché ci piace talmente tanto che abbiamo perso anche il perché di tutto questo, quindi non riusciamo nemmeno più a uscire fuori da questa prigione che ci siamo costruiti. No, e anche perché appunto poi questo senso di superiorità, di essere puliti, no? Nel fare così, nel fare queste cose, nell'adottare questi meccanismi e queste maschere, sono una droga. Sono una vera e propria droga. Sono tutte quelle nostre, la nostra versione dei 10 comandamenti, lo dicevo proprio l'altra sera, che ho iniziato appunto un ciclo nuovo di incontri sulle immagini inconsce e ho inaugurato con questa presentazione gratuita che vi invito a guardare sul mio profilo. E caspiterina, cioè noi abbiamo i nostri 10 comandamenti e ci comportiamo esattamente come quel Dio, identificati con quell'archetipo, con quell'immagine di quel Dio che ovviamente è come noi lo crediamo, con la nostra idea di giustizia, e ovviamente ci porta molto spesso anche a fare del male alle persone che abbiamo intorno, a far soffrire. Perché? Perché nel momento in cui io mi sento buono, mi sento autorizzato a tutto. Se io mi sento buono, tu invece violi uno dei miei 10 comandamenti, o in questo caso forse centinaia di comandamenti, è chiaro che io mi sento, intanto non ti vedo più come umano, e poi mi sento autorizzato a dirti di tutto. Quante volte, per esempio, si vedono, no, i commenti contro qualcosa? Non so se li avete mai letti con spirito critico, no? Senza identificarvi con una fazione o con l'altra. Se ad esempio andiamo a vedere, non so, un sito di pro e contro ai vaccini, pro e contro le pellicce, pro e contro la carne, ognuno dei due dice cose fortissime sull'altro. E allora la domanda potrebbe essere: ma a te piacerebbe dall'altra parte sentirti dire queste cose? Tu come staresti? E questa è l'empatia, cioè stiamo parlando dell'ABC, l'empatia. Ma l'empatia muore nel momento in cui noi abbiamo un'idea di ciò che è giusto. Lì, quando quell'idea di giustizia si vede avverata,
allora invidiamo l'altro, lo guardiamo come fosse spettacolare, lo sentiamo su un piedistallo e noi invece ci sentiamo degli schifi in confronto a loro che sono meglio di noi, simili a quel nostro ideale. Ma al tempo stesso dà anche un senso di superiorità da tutti quelli che invece sono al di fuori di queste norme, di queste morali, no? Quindi si vedono commenti tipo io lo squarterei, lo ammazzerei, wow, quanta umanità! Però è interessante perché, ora non è una critica la mia, è per dire che anche noi funzioniamo così e lo facciamo tutti. Quindi casomai, una volta in più, tutto questo ci chiede di essere osservato, di essere riconosciuto. Tu fai conto, te sei nata dopo e quindi sei una generazione che ormai era nata in un mondo già diverso, ma quando sono nato io esisteva ancora il blocco USA-URSS, no? Per farti un'idea. E quando eravamo bambini o ragazzetti ci si divideva fra quelli che parteggiavano per gli americani e quelli che parteggiavano per i russi, per i comunisti. Però vedevi, cioè, il fatto di prendere le parti di uno o dell'altro, cioè di un blocco o di un altro, di identificarsi con uno di questi due, che notavi non solo questo dualismo che comunque si era insinuato in tutti i decenni successivi alla fine della Seconda Guerra Mondiale, ma la cosa ancora più sconcertante era il fatto di parteggiare per una parte di queste e magari giustificare il fatto che, ne so, se gli americani andavano a fare guerra in un altro paese con l'idea di portarvi la pace attraverso una guerra oppure di portare la democrazia in un paese sempre con una guerra, erano dei concetti che erano accettabili, cioè erano delle decisioni necessarie da attuare per poter cambiare quella situazione che a loro dire era considerata negativa o deleteria. Ma quando in realtà poi dietro questi concetti basilari sappiamo benissimo che più che un discorso di portare pace o democrazia era più un discorso di interessi economici e di potere geopolitici. Quindi questo si è scoperto dopo purtroppo, quando abbiamo preso più consapevolezza anche di come funzionano queste dinamiche a livello politico. Ecco, da un punto di vista della vita politica, la politica è proprio l'estrema manifestazione di quelli che sono gli archetipi e i miti antichi, perché lì vediamo proprio la finzione, la tragedia, le relazioni, le combinazioni, cioè vediamo questo mischiarsi. Tutti che come? Si sentono il complesso del semidio, no? Per quanti si sentono? Il complesso del semidio, cioè tutti che sono dalla parte del giusto. Cioè vedi posizioni contrapposte, ma entrambi che si dichiarano dalla parte del giusto, della ragione, che quello che professano e quello che politicano è la migliore soluzione ai problemi del proprio paese, della propria nazione, dell'umanità. Quando poi ti rendi conto che in realtà anche dietro tutte queste vicissitudini, questi scontri anche così accesi, le manifestazioni o tutto quello che ne conviene, ti rendi conto che alla fine le persone perdono magari anni della loro vita a sbraitare, a fare cose, eccetera, quando poi sotto sotto ci sono interessi, corruzione, le peggio nefandezze, e chi magari era convinto di fare queste cose per un altro ideale, alla fine si ritrova con un pugno di mosche in mano e non ha mai risolto niente. La cosa interessante è che ogni anno fanno questi giorni delle memorie, la giornata della memoria, e parlano, a parte, ovviamente parlano sempre di quello che gli interessa, però insomma, comunque portano fuori le cose, gli accadimenti, testimonianze, ma il fatto che queste dinamiche noi poi le adottiamo nel nostro piccolo, ogni volta che possiamo, questo non ce lo dice nessuno. Nessuno si mette un attimo a dire, allora adesso, bellissimo, perché abbiamo visto quello che è avvenuto tanto tempo fa, guardiamo quando è che noi facciamo così, quando è che noi trattiamo gli altri allo stesso modo di una guerra, quando è che convinti di avere ragione, di farlo per proteggerci, saremmo disponibili a annientare l'altro anche solo a parole, annientarlo moralmente, annientarlo come individuo, annientarlo a livello di dignità. Ma ci pensate anche solo il fatto che quando qualcuno ci fa arrabbiare pretendiamo delle scuse? Cos'è? La parola scusa è una cosa umiliante.
Noi pretendiamo che l'altro si umili per noi, il suo annientamento. E allora cosa c'è di diverso tra noi e quelli che hanno fatto le guerre? Siamo uguali. E questo non è una critica, perché riconoscere che siamo uguali è quello che in realtà libera. E vedevo anche dei commenti, adesso ogni tanto mi perdevo a leggere un po' quello che le persone scrivevano. È difficilissimo. È difficilissimo perché la cosa più difficile è guardare l'altro che sta apparentemente dall'altra parte, che è umano come noi, ma con la divisa di un altro colore, con idee diverse, opinioni diverse, una morale diversa, guardarlo negli occhi e riconoscere che siamo uguali. Che come noi sentiamo di avere ragione, lui sente di avere ragione. Che come noi sentiamo di servire la nostra morale in quel momento, di essere a servizio di quella voce che ci parla dentro e si spaccia per Dio, la stessa cosa ce l'ha l'altro. E quindi guardarsi e dirsi siamo uguali. Questo romperebbe completamente la dinamica. Ma è difficile considerarsi uguale agli altri. Anche gli dèi facevano a gara a differenziarsi, esatto, l'uno dall'altro. Soprattutto dove il mito, appunto, imperante in questo momento e comunque a cui tutti siamo iniziati, perché gran parte di noi siamo quasi tutti stati battezzati in Italia, e quindi abbiamo proprio apportato la firma, senza nemmeno essercene resi conto, a una modalità in cui il modello è colui che impera su tutti, il grande boss, il grande capo che sta sul piedistallo. Esatto. Poi se andiamo a vedere anche ad un livello più macro, cioè anch'io quando ho fatto il mio ultimo seminario ho spiegato queste cose raffrontandolo anche ad un livello astronomico con il nostro sistema solare. Tutti i pianeti del nostro sistema solare, tra cui la nostra Terra, Mercurio, Venere, Marte, Giove, Saturno e tutti gli altri, sono diversi perché hanno forme, grandezze diverse, composizioni chimiche diverse. Il nostro pianeta apparentemente per adesso è l'unico che ospita questa grande varietà di vita, però molto spesso ci dimentichiamo che tutta questa diversità contenuta all'interno del nostro sistema solare è stato partorito da un'unica cosa che è il nostro Sole. Quindi abbiamo tutti quanti nella nostra diversità gli stessi elementi chimici di cui, e anche spirituali e energetici di cui è costituito il nostro Sole. Noi siamo materia stellare condensata con i nostri corpi. Quindi, e ce lo dimentichiamo, provenendo da quest'unica fonte di energia, ci dimentichiamo che siamo esattamente tutti uguali, perché veniamo tutti quanti dalla stessa fonte generatrice. Assolutamente. Proprio queste forze, questi elementi che sono gli stessi e che hanno assunto poi forme differenti, diversificando l'esperienza, hanno dato vita a questo grande gioco in cui il perdersi nella forma costituisce proprio lo schierarsi, il dividersi. Ma allora diventa interessante anche analizzare una parola promulgata tanto dalla cristianità, no? Vista come l'emblema del male. L'emblema del male è il diavolo. Se andiamo a sentire il succo di questa parola, etimologicamente parlando, scopriamo che diaballo significa divisione, colui che divide. Quindi di fatto noi tutti siamo diaballo nel momento in cui invece di unire, che invece appunto è simballo, quindi il termine simballo, l'unire, ecco, invece di unirci, invece di unire noi stessi, noi con le nostre emozioni, con le emozioni che incontriamo, noi con gli altri, invece di trovare il punto di incontro, si va a trovare sempre il punto di rottura e il punto di divisione. E questo avviene sempre. Quante volte è capitato anche a voi adesso che mi state sentendo di trovarvi, per esempio, in una relazione in cui all'inizio l'altro sembrava simile? E quindi all'inizio, fateci caso, all'inizio di una relazione si guarda sempre ciò che è simile. E quindi cerchiamo di capire punti in comune. Quando siamo piccoli è ridotta al il mio colore preferito e il suo stesso colore preferito, poi invece diventano cose più complesse, quindi dalla tipologia di musica piuttosto che le cose caratteriali, gli interessi in comune, no? Ci si incontra lì. Dopo un po' si inizia a guardare ciò che invece ci divide e lì scoppiano le liti. Ogni volta che abbiamo un'idea diversa, che ci piace una cosa diversa, che viviamo, diciamo, in un contesto dove io credo una cosa e tu ne credi un'altra, finisce appunto a schifio.
Questo è molto interessante perché ci racconta che anche quindi per vivere una vita relazionale serena è indispensabile imparare a unire, quindi trovare il ponte, l'unione, riconoscere uguale dignità alla mia visione, alle mie opinioni, al mio percepito e al tuo. Perché finché questo non c'è, ecco che è un bel problema. E ora tu, Fede, potrai testimoniare, si può fare, visto che i miei genitori che stanno insieme da sempre, anzi credo che mia mamma sia pure qui a seguirci in diretta, tra virgolette, ecco, convivono da sempre e lei è vegetariana, completamente contro la violenza sugli animali, eccetera, eccetera, mio padre è cacciatore. Ma questa, cioè, quello che mi hai raccontato lo ritroviamo nel mito antico, cioè se ci leggiamo le storie di Zeus, di Ares, di Afrodite, eccetera, cioè, sono le stesse cose di cui mi ha parlato adesso, quindi da un punto di vista relazionale, nella coppia, o tra genitori e figli, tra fratelli e sorelle, cioè, le stesse vicende che leggiamo nelle storie antiche, nelle storie greche o anche in quelle latine e romane, sono esattamente poi le stesse dinamiche che ritroviamo all'interno delle nostre famiglie. Quindi qui è un po' come ripeto anch'io nei miei seminari, cioè noi siamo miti viventi, cioè quegli archetipi di cui parliamo e che studiamo, quei miti antichi che molto spesso citiamo, cioè siamo esattamente noi. Siamo noi che ancora oggi riperpetuiamo quei modelli, reinterpretiamo sempre quei personaggi, ma che siamo sempre stati noi. Siamo sempre noi che veniamo su questo pianeta a interpretare sempre gli stessi ruoli in epoche differenti. Come li abbiamo interpretati adesso, 100 anni fa, li abbiamo interpretati anche 1000, 10.000, 1 milione di anni fa. Quindi, e non solo su questo pianeta, ma anche in chissà quanti altri pianeti sparsi nella nostra galassia o nelle altre. Quindi è questo poi arrivare a capire come tutto funzioni all'interno di questo meccanismo che può sembrare anche un orologio perfetto con tutti i suoi ingranaggi all'interno. Però quando sei l'orologiaio che lo apre, lo guarda e cerca di comprendere come funziona, allora magari si riesce a capire un po' di più anche tutto quello che accade. Eh sì, sì, è proprio tutto lì il segreto. E la cosa divertente è che per farlo non c'è tanto da desiderare di uscire, no? Perché anche questo forse è un po' la fuga, quindi l'emblema di un meccanismo altrettanto valente, ecco, rispetto a tutti gli altri, mentre invece è semplicemente il rappresentare sapendo cosa si rappresenta, no? Che ci porta poi da soli in maniera assolutamente naturale a uscire da tutto questo. Fondamentalmente credo che la cosa che veramente ci imprigioni sia proprio il rifiuto. Nel momento in cui rifiutiamo qualcosa, ecco che lì, in quel preciso istante, è come se ci chiudessimo alla vita. È esattamente come Zagareo che lì muore, no? Perché il rifiuto di un'esperienza alla fine è una piccola morte, è il momento in cui noi moriamo in quell'esperienza. E lì si rinasce un po' nel mito antico come Dioniso, che infatti vive la follia dionisiaca. Dioniso ci parla di tutte le possibili scappatoie all'emozione. E Dioniso si innamora di tutti, ma ogni volta che si innamora di qualcuno e prende una stecca colossale, quello muore, scappa, se ne va, lo rifiuta. Dioniso si dà al bere, no? Per ricontattare l'amore perduto, perché appunto questo suo amore muore e quindi viene trasformato in vite per renderlo immortale, e quindi il meccanismo di bere, di alterare la propria coscienza, il meccanismo di fare guerra a tutti, quando praticamente prende, impazzisce e sentendosi fighissimo va a muovere guerra a tutti i re, no? A combattere tutte le ingiustizie, ma lo fa con una follia dentro, che è la nostra follia. Noi forse siamo un po' lì, come se tutti questi archetipi, tutte queste identificazioni fossero poi le forme che questa follia assume. E a un certo punto, quando è che questo finisce? Finisce nel momento in cui prendiamo coscienza di essere la vita. Quindi nel momento
momento in cui invece di scappare, di sostituire quello che ci è mancato con altro, con qualcun altro, di chiedere agli altri di riempire i nostri vuoti, di farci sentire speciali, di assolverci, di farci sentire puliti, in cui deleghiamo a tutte le nostre morali il potere di farci sentire buoni e bene, smettiamo di utilizzare tutte queste compensazioni e iniziamo ad affrontare tutto quello che abbiamo dentro così com'è. In modo conoscitivo, constatativo, no? Sei lì, constati e stai con quello che c'è, constatando, senza voler intervenire, senza voler cambiare, manipolare. A quel punto tutto cambia da sé. Ma infatti c'è la trasformazione del personaggio, cioè dell'eroe. Come Mitra si viene sacrificato e risorge e diventa divinità solare, come il Cristo muore e risuscita ritornando a nuova vita, Osiride lo stesso, cioè muore in una dimensione per ritornare in un'altra, lo stesso Gandalf che muore, lascia la sua vecchia zavorra di grigio viandante e risorge come nuovo stregone bianco e quindi come entità associata al sole, ritorna anche lui a nuova vita. Quando c'è questa trasformazione, c'è questo momento di consapevolezza, quando riesci a lasciare andare, quando riesci a sapere accettare quello che sei veramente, allora a quel punto accade la magia in questo caso e quindi riesci a tornare a vivere. E ti rendi conto che la vita che avevi pensato di aver vissuto fino a quel momento in realtà è sempre stata una lunga morte e non te ne eri mai accorto. Eh sì, e poi una cosa interessante è che tanti miti ci parlano proprio dei pezzi, no? Osiride, Dioniso, vengono tutti smembrati, tutti a pezzi. E quando è che resuscitano? Quando ricompongono quei pezzi? Quando ricompongono quei pezzi? Per poter essere veramente liberi di vagare e non rimanere chiusi nell'oltretomba come Osiride, ahimè, è necessario ricomporli tutti, tutti, tutti. Non lasciarne a casa nessuno. Non lasciarne disperso nessuno. Il problema di Osiride è che si mancarono il pezzo più importante. Non il possiamo dirlo perché... No? Ma al di là di queste battute a sfondo osirideo, ecco, diventa interessante riconoscere proprio come anche noi siamo a pezzi. E ogni situazione che viviamo nella vita ci dà un pezzettino di noi. È solo che noi in quelle situazioni che facciamo... questo pezzo lo vorremmo di nuovo lasciare là. Se continuiamo a lasciarlo là, è chiaro che queste situazioni continueranno a riproporsi con sempre più violenza. Quindi forse invece il vero segreto, il vero trucco è quello di fermarsi e di accogliere quell'emozione lì. Com'è? Di riprendere tutti i pezzi, anche il pezzo meglio, insomma. Ecco. Ma tra l'altro c'è una cosa ancora più interessante, perché questo aspetto del mito che viene smembrato e poi ricomposto, magari anche in malo modo, cioè guarda, nell'Ottocento un mito del genere è stato Frankenstein, cioè il mito del nuovo Prometeo, cioè di Frankenstein, che viene riassemblato male e diventa un mostro e lui stesso, non accettando la sua condizione di mostro, cerca in qualche maniera di trovare una soluzione al suo dramma. Sì. Ma... questo è un problema dei miti, delle civiltà formate. Se andiamo nei miti ancora precedenti, quando ancora le civiltà non erano formate, quindi i popoli erano ancora tribali, non stanziali, diciamo tra virgolette primitivo, anche questo è un termine purtroppo abusato e mal interpretato, perché gli antichi pre-civiltà non erano dei primitivi, erano delle persone assai intelligenti. Lo smembramento della grande divinità primordiale non andava poi successivamente ad essere ricomposta, ma quei pezzi andavano a costituire la vita stessa e la creazione, cioè diventavano parte integrante della creazione, quindi dai capelli nascevano i fiumi, dalla pelle nasceva la terra, dalle unghie o dai semi le montagne. Quindi c'era le viscere di Gea. C'era una trasformazione dove andava a inglobare quella che era l'essenza stessa dell'universo e del cosmo come era concepito dagli antichi. Dopo, quando invece iniziano l'individualità, l'ego, il potere, il fatto di dominare l'altro, perché se tu hai poteri riesci a dominare anche gli altri, allora a quel punto anche queste figure mitologiche vengono sì smembrate
come questi archetipi primordiali, ma poi vengono ricomposte perché c'è la rinecessità di avere potere pure su di loro, in qualche maniera, seppur sfuggente. Quindi è molto interessante, ma è interessante per me anche un altro passaggio ulteriore che sta ancora a monte a questa dinamica del potere, perché altrimenti si correrebbe, ditemi se sbaglio, il rischio di dire ok, quindi c'è qualcosa di male, il potere. In realtà è molto fine questa cosa, perché se noi osserviamo le storie di queste entità che cercano il potere spasmodicamente, che compiono atti di grande egoismo, sono personaggi che in realtà hanno sofferto tanto e che hanno rifiutato quella sofferenza. E allora viene da dirsi quanto anche noi, nel nostro piccolo ovviamente, nel momento in cui rifiutiamo una nostra emozione, ecco che attingiamo un archetipo per trovare una soluzione. E quindi sempre nel nostro piccolo, ma anche noi cerchiamo potere sull'altro, potere sulle cose, talvolta non con meccanismi ovviamente in cui ci possiamo giudicare, in cui gli altri ci giudicano, ma anche meccanismi che passano come una cosa bellissima, come il sacrificio. Pensate quanto dolore produce in maniera silente il sacrificio. Una persona, per essere riconosciuta, amata, si sacrifica, porta il peso, quindi rappresenta in questo caso il simbolo, o meglio l'immagine della croce, no? Di Cristo in croce, colui che assolve, diciamo, l'esigenza di espiazione, che si fa carico di tutto e di tutti. E questa cosa qua però quanto poi fa male? Pensate a un genitore che si sacrifica per un figlio, ma credete veramente che poi non gliela fa ripagare? Ma quante volte è successo a noi? Quando qualcuno si sacrifica per noi, noi come stiamo? Stiamo bene? Oppure ci sentiamo in colpa? Allora, questo meccanismo del sacrificio che noi spesso adottiamo, e ne ho citato uno, potrei citarne 7 milioni, ma che da tutti addirittura comunemente viene ritenuto bello, buono e sacrosanto. Ma quanto danno fa? Ma quanto dolore produce appunto poi nel far sentire in colpa gli altri, a noi stessi in primis, a chi si sacrifica, che soffre, e negli altri, perché se io soffro posso solo perpetuare sofferenza, posso dare agli altri solo quello che ho. Ma aspetta, quindi, adesso ti dirò una cosa impopolare, perché ormai anche questa fa parte di quelle illusioni che ci portiamo dietro, un po' come quando il genitore dice al proprio figlio: ah, io ti ho pulito il culetto quando era merdoso e ti ho cambiato i pannolini, ti ho rialzato tutte le volte che sei cascato, e quando io sarò vecchio o vecchia e non potrò più muovermi, avrò bisogno perché non sarò in grado di sostentare me stessa, lo farai tu perché io l'ho fatto a te. Anche questo è un forte condizionamento. In realtà il genitore dovrebbe lasciare libero il figlio di vivere la sua vita anche successivamente, se il genitore dovesse andare incontro a questo deperimento delle sue condizioni. Sì, magari metterlo nella necessità di poter vivere degnamente gli ultimi giorni della propria vita, ma tenendo i figli liberi da questi legami, da questi meccanismi, perché sennò altrimenti si continua a tenere queste catene e non a liberarsi nemmeno di noi stessi. Quindi, anche questo, no? Lo si fa, anche il figlio che accetta di rimanere lì lo fa per sentirsi buono, ma quanto per dolore sentirsi buono, perché è comunque socialmente accettabile fare una cosa del genere e considerarsi in questo modo. Pensa che io sono una figlia di questo, nel senso che mia mamma è stata una figlia fedele alla mamma che ha rinunciato a stare con me per guardare sua mamma. Insomma, la mia storia ormai la conosci molto bene. Ma ecco, è interessante perché in questa condizione ha sofferto mia madre, che non si poteva dividere e si sentiva in colpa qualsiasi scelta facesse. Ha sofferto mia nonna, perché comunque quando mia mamma era piena ovviamente poi sbottava. Ho sofferto io, che ovviamente mi è mancata la figura di riferimento paterna. Tante come il bene, esatto, poi esatto, riconosce, perché il bene fa stare bene tutti. Non esiste il bene per qualcuno che faccia star male a qualcos'altro. Questa è la nostra mentalità capitalista. Non funzionano così le cose nella realtà. Anzi, mi piace pensare alle generazioni un po' come se vediamo, no? Quando qualcuno nasce è come se quelli dietro l'avessero messo lì e lui a sua volta darà la vita a quelli dopo. E questo è simbolico, appunto. Se osserviamo questo ci accorgiamo che la vita è come un fiume e il fiume va solo avanti, non guarda mai indietro.
Infatti c'è un commento, cioè chi resta con un marito o magari con una moglie per i figli vivendo da martire, come è stato ad esempio nel caso di mia madre, per dirne una delle tante. O come... Tu lo puoi dire, è cognizione di causa per dirlo. Come stanno i figli in una condizione del genere? In quei casi, appunto, non sta bene lei, non sta bene il marito. Non sta bene nessuno. Gliela farà poi, ripagare in qualche modo. Non poi, visto bene. Le condizioni, le persone si ammalano, come è successo nel caso di mia madre. Muoiono, cioè uno non riuscendo più ad accettare quella condizione, rimanendone all'interno come martire, alla fine si ammala perché non riesce più a sopportarlo. Quindi cerca una via di uscita, ma siccome non riesce a trovarla nella vita, la cerca attraverso la morte, in un altro modo. Il corpo reagisce, la psiche reagisce, la tua energia interiore reagisce a tutto questo, cerca un modo per sfuggire. Sì. Eppure, esatto. E qui si torna a un po' a quello che volevo dire, no? Che per fedeltà alle nostre idee di bontà si muore, ci si ammala, si muore. Sono la vera causa, se proprio vogliamo, di praticamente tutte le morti precoci. Perché tutte le uccisioni vengono fatte per fedeltà. Vi è mai capitato di voler uccidere qualcuno che in quel momento vedevate come una bravissima persona per voi? No, ovviamente. Ti viene da strangolare qualcuno, da ucciderlo quando tu lo reputi sbagliato. Secondo te, anche in maniera paranoica, però secondo te non è detto, ecco, che sia poi una cosa oggettiva, magari è psicosi, però nella tua psicosi l'altro ti ha fatto qualcosa. Se non c'è questa condizione, non ti viene da uccidere qualcuno. Quindi si vuole sempre il male, tra virgolette, di chi viola le regole, ok? E addirittura noi, per stare in quelle regole, pur di evitare la punizione, il castigo, il giudizio, prima di tutto nostro su noi stessi, piuttosto ci ammaliamo, moriamo, soffriamo, ci priviamo di quello che amiamo. E in tutto questo è molto interessante, no? Perché anche delle storie, ultimamente sto leggendo storie di criminali scritte proprio da loro, Interessante. sì, è molto interessante perché addirittura Soprattutto i serial killer hanno delle storie molto interessanti. proprio quelli. È divertente come raccontano, soprattutto nella prima vittima, che per loro era una sfida con loro stessi. Cioè, io dici, io non volevo. E proprio per questo ho detto, sei un senza palle, lo devi fare. No? E questo ci racconta tanto di quello che anche noi facciamo. Quante volte facciamo cose che ci fanno male, anche nel fare male all'altro, nel rispondere male, ma mascheriamo tutto questo di un senso di superiorità che ci appanna la vista, non ci fa più vedere niente. Esatto, soprattutto nei serial killer ci sono storie di alcuni di essi dove se da un lato mostravano una vita normalissima, irreprensibile, magari addirittura aiutavano la comunità dove vivevano o facevano cose insomma accettabili da tutti, dall'altro poi tiravano fuori nel loro privato, nel loro segreto, delle personalità fuori dal comune e orribili che una volta emerse all'opinione pubblica magari inizialmente non venivano accettate perché c'era questa scissione fra queste due personalità che non era difficile poterle far coincidere nella stessa figura. Quindi ci sono storie di alcuni di essi che anche davanti a un tribunale, davanti a un giudice c'era o nell'opinione pubblica del periodo c'era questa difficoltà nell'additare qualcuno che poteva essere considerato un killer. Sì. Allora, E sono le 10:24, il tempo è passato. Dimmi tu quanto ancora hai tempo a disposizione, così cerchiamo di regolarci di conseguenza. sono free, sono tutta vostra per stasera. Ah, ok. Allora possiamo andare avanti altri 20 minuti, un'altra mezz'oretta. Sì, guarda, mi fumo una sigaretta che tanto ormai In pochissimo. diretta. Sì, sai, c'è più gusto, no? Il gusto di Beh, fumarla in. in televisione non si può più fumare perché dice diseducativo.
Sì. Sì, poi con tutto lo sport che faccio con Tornadino, come sai, ultimamente non riesco quasi più perché, insomma. Ma non mi avevi detto che avevi smesso di fumare, hai ripreso? Sì, ogni tanto, diciamo, non mi va, non mi piace e quindi non mi va. E poi invece ogni tanto, così, per convivio, si fuma la sigaretta, ma generalmente proprio la compagnia che mi Ah, stimola io questa. l'avrei notato, io ogni tanto bevo dell'acqua per ammorbidire le corde vocali, ma durante qualche seminario mi hanno chiesto se fosse grappino, perché non si fida. Era in Cioè, linea poi col personaggio. ci sta anche perché molto spesso ho raccontato delle cose e ho fatto fulminare dei cervelli, quindi può darsi fosse anche grappino. Vedi? Un altro archetipo, hai trasformato l'acqua in grappa, tuo malgrado. Appunto. Quello è il potere dell'atto magico. Quando vuoi ottenere qualcosa, riesci a sovvertire anche le leggi dell'universo. Raramente, però qualche volta ci si riesce. Ovviamente quando siamo allineati in entusiasmos, no? Per parlare in greco, quindi mossi dal vento divino e no, Esatto. non per forza archetipale, anzi. I tuoi ultimi progetti, parliamo un po' anche di quello che stai facendo. I tuoi ultimi progetti, i tuoi ultimi studi, dove ti stanno portando? E mi stanno portando proprio a osservare come gran parte appunto degli irrisolti umani personali, ma anche sistemico-familiari, dipendono proprio da queste immagini. Oggi abbiamo citato l'immagine del sacrificio, l'immagine dell'eroe, l'immagine del salvatore, no? Sono tutte immagini che in realtà vanno poi a generare un'onda d'urto nei sistemi per cui per generazioni e generazioni si crea sofferenza, tantissima sofferenza. E scardinare tutto questo, visto che sta proprio annidato, no? Come un'informazione imprintata nelle nostre cellule, è tutt'altro che semplice. Ma proprio perché appunto noi siamo abituati a concepire la semplicità come automatismo, ma in realtà, benché non sia automatico, più inizia tutto questo a scricchiolare e più si hanno dei benefici per cui non ci viene tanto voglia di tornare indietro. E proprio per questo il prossimo, diciamo, progetto, il progetto che sta per partire da giovedì prossimo, è un viaggio di 9 immagini in cui vedremo proprio tutte queste forme, tutte queste, diciamo, figure che da dentro di noi vanno a interferire, tra cui anche l'immagine del Dio. E questo, come anticipavo, ecco, vorrei spendere proprio 2 parole per definirla, è proprio il modo in cui noi immaginiamo Dio, il modo in cui noi immaginiamo il bene assoluto. Quel bene assoluto che a noi sembra sempre bene, sempre meglio di tutti gli altri beni assoluti, ma che in realtà è proprio l'inizio della guerra, è proprio quella cosa che porta a tutte le guerre. E è divertente come la nostra in realtà viene sentita da noi esattamente come Hitler sentiva la sua. Però da fuori noi guardiamo quella di Hitler e diciamo, oddio, ci mettiamo le mani nei capelli. La nostra invece ci piace, ci fa sentire buoni, ci fa sentire superiori, è al servizio di una lotta superiore, di una lotta del bene superiore. E tutto questo ci tappa completamente la vista, ci ottenebra, non ci fa più vedere il dolore che produciamo in noi stessi e negli altri. E questo, ecco, credo che sia forse il messaggio più importante che vorrei dare stasera, no? Quanto male infliggiamo appannandoci dell'idea di bene, vestendoci dell'idea di bene. Hai citato un personaggino da nulla, cioè Hitler, che comunque è rifiutato continuamente sin da bambino, fin da ragazzo, non veniva accettato, non veniva compreso. Quindi un personaggio che comunque cresce all'interno di una rabbia in una società che comunque era assai difficile, perché la Germania dell'epoca non è certamente la Germania di oggi. Quindi una società antica, patriarcale, rigida, rigidissima come molte popolazioni del nord, profondamente razzista nei confronti di coloro che non erano parte dello stesso popolo. Quindi
Quindi lì si manifestano tutte quelle divinità legate alla guerra, c'è Marte, c'è la superiorità, c'è Giove, c'è la distruzione con Ade, quindi con Plutone. Cioè, il senso del prescelto. Esatto, il senso del prescelto, il senso anche dell'essere il salvatore della propria patria, ma che poi diventa automaticamente anche l'opposto, c'è l'anticristo, c'è l'antisalvatore. Cioè, lui che comunque veniva visto come un salvatore inizialmente, poi si tramuta nel suo opposto totale e porta poi non solo se stesso, ma anche tutto il suo popolo alla tragedia e alla distruzione finale, come avveniva anche nelle antiche tragedie del passato. Quindi una riproposizione moderna anche questa di un mito antichissimo che si è sempre ciclicamente riproposto durante la nostra storia. Prima di lui c'era stato Napoleone, prima di Napoleone ce n'erano stati altri ancora, così via via andando a ritroso nel tempo. Quindi qui è proprio l'archetipo della luna, no? Con la faccia in luce e la faccia in ombra. Una faccia in ombra, cioè la persona scissa, cioè scissa all'interno delle due polarità. Cioè un po' come anch'io quando spiego il demiurgo, io molto spesso quando spiego demiurgo faccio questa semplice rappresentazione. Cioè guardatemi scisso, questa parte l'ho nella luce e quest'altra l'ho nell'ombra. Se però io levo la separazione, quella figura di demiurgo sono sempre io. Semplicemente è il modo con cui la osservo. Come la luna, se io l'osservo da un lato o dall'altra, ma è sempre la luna, è sempre tutta la stessa faccia. Di prospettive. Esatto, è tutta una questione di prospettive. E di esclusione. Quando vogliamo escludere qualcosa, non c'è niente da fare, diventiamo proprio quello. Sai quante persone vengono a chiedermi sessioni tormentate dal fatto di somigliare alla propria madre o al proprio padre? E più temiamo di somigliare a qualcuno, più diventiamo proprio così. Quindi è divertente come nel momento in cui vogliamo escludere qualcuno o qualcosa, se ne prende le parti, si finisce per rappresentarlo. E questa è proprio una dinamica sistemica, una legge del nostro universo. Una legge del nostro universo dice che niente può essere escluso. Nessuna manifestazione o rappresentazione di ciò che è. Se cerchiamo di escluderlo, ci tocca rappresentarlo, vestirne i panni, camminare in quelle scarpe, perché paradossalmente è proprio questo l'unico modo per integrarlo. Puoi prendere a cuore solo ciò che senti sulla tua pelle. Eh sì, che è la parte più tremendamente difficile da fare. Come commentavano prima, ma è difficilissimo. Siamo così paraculi che anche quando camminiamo le scarpe dell'altro diciamo no, ma io sono diverso. Indicando proprio col ditino l'alto, no? Che anche questo gesto, che è banale, in realtà è appellarsi alle forze superiori. È di nuovo trarre forza dall'archetipo. Oggi, tra l'altro, e lo vediamo in questi giorni nella vita sociale italiana, ma anche insomma nel resto del mondo, cioè il fatto di parlare spesso della diversità, non solo di genere, eccetera. Però anche lì si va da un estremo all'altro, cioè c'è quello che non accetta il diverso e l'altro che è diverso è puro. Di tutelare se stesso si considera diverso, quando in realtà è esattamente uguale a tutti gli altri e tutti quanti siamo esattamente uguali. Tutti ci abbiamo sentiamo diversi. Esatto, cioè che senso ha generalizzarsi e darsi un genere, identificarsi con qualcosa, quando poi in realtà siamo tutti quanti fatti della stessa sostanza, di cui sono fatti anche i sogni, come diceva Shakespeare. Quindi lì si arriva nella nostra stessa contraddizione, cioè si cerca di tutelare la propria identità, cioè quindi la propria individualità all'interno della società, perché in quel modo pensiamo di essere più tutelati per quello che siamo, quando in realtà ci stiamo ulteriormente chetizzando, mettendoci all'interno di ulteriori prigioni e catene, dalle quali poi un domani sarà ulteriormente difficile uscirne fuori. Cioè, semplicemente se non ti accetti per quello che sei, non accetti gli altri per quello che sono, cioè è inutile star lì a discutere, a fare leggi o intavolare discussioni anche filosofiche infinite. Tutto passa dall'accettazione di quello che sei, punto. Uno è così e basta, cioè senza aver bisogno di
dare termini, significati, simboli o altre cose. Questo ci riporta proprio all'appartenenza, no? Il bisogno di appartenere è un bisogno basilare dell'essere Ma quella umano. è l'appartenenza a una tribù, come si faceva anticamente, cioè. Ma la cosa interessante è che tutto questo nasce da una bugia, che ci hanno detto che puoi appartenere o no, in base a, che ne so, se segui o no i 10 comandamenti, se li segui appartieni alla nostra tribù, se no no. Questa cosa Esatto. è una grandissima fregnaccia, passatemi il termine, tanto È una siamo tecnici. fregatura, è una Sì, grande fregatura. bugia. Perché tu appartieni, per il fatto che sei vivo, la vita ti ha dato un posto, ci sei già al mondo, non hai bisogno di dimostrarlo, non hai bisogno di meritarlo, guadagnarlo, ce l'hai già. E noi rincorriamo sempre robe che abbiamo già. Oh, ma è assurdo come spendiamo la vita in guerre, in lotte, in illusioni per cose che abbiamo già. Perché ce l'hai già, appartieni già alla terra, appartieni già al genere umano, hai già il tuo posto e niente e nessuno potrà mai cancellarti, nemmeno se muori, nemmeno se con la dannatio memoriae se intaccano tutte le tue effigie. Comunque tu sarai esistito, il tuo posto ce l'hai a livello genetico, ce l'hai a livello sistemico familiare, ce l'hai nel tuo posto della mente collettiva. Esisterai per sempre lì, in quella modalità. Quindi, di fatto, l'esclusione è una bugia e noi per questa bugia continuiamo a cercare di appartenere a un qualcosa che però esclude per antonomasia qualcos'altro. E quindi si creano guerre, lotte e ogni volta che lottiamo per la nostra bandiera contro qualcuno, gli altri non ci sembrano umani e oltretutto sentiamo dietro di noi la forza di tutti quelli che ci darebbero ragione. Quante volte, per esempio, facciamo del male per il solo fatto che crediamo che abbiamo assistenza in questo, no? Qualcuno ci dice sì, lo puoi fare, allora lo facciamo, anche se in realtà sono cose talmente tristi anche per noi che non le faremo mai senza questa sensazione di essere appoggiati, di collusione. Tanto che quando litighiamo con qualcuno, fateci caso, la prima cosa che cerchiamo è che qualcun altro ci dia ragione, perché così sentiamo autorizzato il nostro. Diciamo il nostro movimento di istruzione, no? Di distruzione, il nostro movimento distruttivo e di annientamento. E questo appunto è in antitesi con ciò che siamo. Esatto, ma poi altra cosa è il fatto che le persone hanno paura poi di restare sole, quindi hanno paura della solitudine, del fatto di non appartenere, di non essere riconosciute, di non essere identificate anche all'interno della stessa società. Quindi le porta a vivere questa condizione di solitudine dove si isolano quando non comprendono che magari quella solitudine non è veramente solitudine, beh, è solamente il modo con cui tu la stai affrontando che te la fa considerare tale. Anch'io quando spiego questa cosa mi rifaccio sempre alle stelle. Le stelle possono sembrare solitarie e assorte nella loro solitudine, ma quando poi le osserviamo nel loro insieme ci accorgiamo che sono tutte una accanto all'altra in un aggregato meraviglioso che può essere una galassia, ma anche le galassie stesse che possono essere distanti tra di loro e possono sembrare solitarie. Nel loro galleggiare nello spazio, quando le osservi tutte quante esternamente, ti rendi conto che è un immenso aggregato che è interconnesso e che comunica costantemente dentro se stesso. E poi Quindi hanno un ordine precisissimo. hanno un ordine precisissimo. Dimentichiamo molto spesso, e dimentichiamo che ogni stella è fondamentale per l'insieme. Esatto. Ma gli stessi alberi, una cosa che è stata anche recentemente riproposta come studio scientifico, hanno scoperto che gli alberi, che apparentemente possono sembrare anche loro solitari, perché al di là di un bosco, eccetera, ci sono alberi che spuntano anche nei terreni da soli in mezzo alla campagna, invece poi hanno scoperto che sottoterra con le loro radici hanno creato una rete, come può essere il nostro internet, e sono interconnessi con tutti gli altri alberi del mondo e si scambiano informazioni, modi di sopravvivenza e tutto quello che succede ad un albero rispetto all'altro. Quindi anche gli stessi alberi che magari si trovano a distanze enormi riescono comunque a comunicare perché dall'uno all'altro si mandano tutte queste informazioni, riescono a passarsi tutto quello che è necessario per poter vivere.
lo stesso lo fanno le stelle. Noi non riusciamo più a fare questa cosa, purtroppo. Ci siamo dimenticati di essere come le stelle e gli alberi. Quando gli antichi, quando invece si rappresentavano a livello simbolico, si rappresentavano proprio come degli alberi o rappresentavano lo stesso cosmo come un albero. E quindi sapevano che dentro di sé bruciava una fiamma e che questa fiamma proveniva dal fuoco centrale del cosmo, che erano le stelle. Noi abbiamo perso un po' questa aura magica di come gli antichi vedevano il mondo e l'universo e anche loro stessi all'interno di questo meccanismo, e ci siamo farciti la nostra vita con tutta una serie di sciocchezze che non ci servono a nulla. Sì, è proprio così. Leggevo un commento in cui si chiedeva come fare ad aiutare gli altri senza sacrificare se stessi. E per quanto mi riguarda, a un certo punto nel mio cammino personalmente ho capito che aiutare gli altri è di fatto un atto di arroganza, no? Cioè mi arrogo il diritto, quindi letterale, non a livello di giudizio cucito su questa parola, ma letterale, cioè mi arrogo il diritto di provare a modificare il destino di qualcuno. In realtà tutto questo non ha senso per il semplice fatto che l'altro, ciò che l'altro vive dipende da come l'altro percepisce il mondo. Ma non cambio la causa, quello quanto starà, tra virgolette, meglio, 25 secondi. Poi tornerà tutto come prima, perché ha in sé la causa di quello che sta creando. Quindi casomai quello che si può fare è accompagnare l'altro a vedere. E questo lo si fa con la curiosità, quindi non si toglie niente a noi stessi, né energie, né altro, perché di fatto diventa poi un approccio con un mondo, con un universo. E questo me ne sono accorta per esempio nel mio lavoro, quando ho iniziato a vedere veramente l'altro, a vedere il suo mondo, e l'altro che si esprimeva e mi parlava e si mostrava per quello che era, mostrava tutte quelle cose che teneva dentro di sé, e gli univo i puntini, era una grandissima gioia, sia per l'altro perché non gli davo il pesce ma la canna da pesca, ha detto, giusto per utilizzare un'immagine, sia per me perché era un arricchimento incredibile e perché lo vedevo proprio come una rappresentazione di qualcosa che chissà quante volte l'avevo fatto io, e quindi mi mostrava anche una parte di me. E in tutto questo c'era una crescita all'unisono, insieme, ma non c'è un aiuto, io non sono nessuno per aiutare l'altro, posso soltanto prestare per un attimo il mio sguardo come esterna e proprio per questo magari offrire una vista un po' più oggettiva, ma è uno strumento, niente più che questo, è un permettere un punto di vista differente, magari sempre più tendente all'assenza di punti di vista, all'oggettivo, che permette poi a tutto il resto di cambiare da solo. E in questo non c'è sacrificio. Sì, di quello che hai detto adesso mi viene in mente una cosa che leggevo in questi giorni per uno degli studi che sto portando avanti, quando Jung, mentre stava lavorando con alcuni suoi pazienti, si accorse che nei momenti più catartici, insomma, quelli più trasformativi, i suoi pazienti incominciavano a sognare alberi, a disegnare alberi o andare nei boschi alla ricerca di un contatto con gli alberi. E si accorse, facendo poi uno studio sugli archetipi, quindi sulla figura simbolica anche dell'albero, di questo processo trasformativo, che le persone inconsciamente, cioè c'era anche lì questa memoria collettiva che ritornava in questa fase di trasformazione, anche se le persone non riuscivano a dargli un significato, ma lui si accorse che in qualche maniera a livello interiore usciva fuori questa necessità di ridentificarsi, come gli antichi si ridentificavano con questo archetipo, con questa immagine nel passato. Quando facevano questo, avveniva il momento del cambiamento e della trasformazione all'interno della loro vita, e quindi era una fase di passaggio. Tra le altre cose, molto spesso ci dimentichiamo, ma anche quando si muore, noi veniamo inseriti all'interno di un albero. La bara, che è fatta di legno, è la rappresentazione stilizzata di un albero che viene messo sottoterra e che ridiventa nuovamente parte integrante del terreno, come lo sono le radici dell'albero quando l'albero muore, quindi torna a essere nuovamente sostanza della terra.
cioè ritorna ad essere nuovamente parte integrante di quell'essere madre che poi reingloba tutto e lo riporta nuovamente alla vita. Quindi è proprio così. Roba. E oltretutto mi viene da dire che, a proposito di immagini, voler aiutare l'altro è sempre l'archetipo, cioè l'immagine del salvatore. Esatto. Ma lì lui si accorse che non era lui che accompagnava, cioè lui dava gli strumenti per capire. Quindi lui non voleva essere il salvatore, cioè Jung non ha mai voluto essere il salvatore. Semplicemente era il mezzo, cioè il mezzo umano, che dava gli strumenti agli altri per comprendere se stessi e portarli alla loro trasformazione, quindi anche alla loro guarigione, se così possiamo chiamarla. Infatti, prestava i suoi occhi, con curiosità, esatto. Quindi si arricchiva anche lui in questo processo, no? Infatti. E questo è la grandezza. Perché comunque si ritorna al discorso della costellazione o della tragedia, cioè vai a rispecchiarti con il rappresentante, con l'attore, lo stesso lo psicologo, lo psicoanalista si va a immedesimare e diventa lui stesso una rappresentazione del proprio paziente in queste dinamiche che ne viene coinvolto come uditore, quindi come colui che ha il compito di mettere insieme tutti questi tasselli che gli vengono raccontati, e all'interno poi di questa rappresentazione si cerca di trovare quegli strumenti necessari per poter arrivare a quel punto di svolta. Mi viene da dire che il terapeuta, quando veramente riesce a essere neutrale, rappresenta proprio il testimone, l'osservatore, come cui tu dicevi prima, no? La parte che osserva da fuori. E a quel punto ecco che riesce a dare la visione chiara di chi è fuori, ma appunto lo si può fare solo se prima di tutto non abbiamo noi stessi dentro di noi un aggancio con questi archetipi, che comunque nascono, l'archetipo del salvatore nasce dal bisogno di essere riconosciuto, di avere un ruolo, un posto. Quindi, piuttosto, se io mi accorgo di rappresentare questo archetipo, non è che sto sbagliando, no, ho solo adottato una soluzione. Tanto vale provare a lasciarla andare e osservare quella sensazione di impotenza di fondo, di essere una nullità, perché altrimenti viviamo una vita sotto il ricatto di questa emozione. Per non incontrarla facciamo di tutto, spendiamo un sacco di energie, e allora perché? Tanto vale incontrarla. E quando siamo lì, allora tutti questi archetipi si sciolgono. Basta incontrarsi, permettersi di incontrare questi pezzi di noi. E a quel punto tutti i pezzi vanno a posto, convergono in un qualcosa che è fondamentalmente un qualcosa di esteso, non più personalizzato, non più con dei confini. Bene. Ci avviamo alla conclusione, gli ultimi minuti, spariamo le ultime cartucce. Ah, pensavo cavolate, però. Ah, no, quelle più che altro le dico io, soprattutto ultimamente. Ti arrivo questo diritto tutto per te, bravo, bravo. Niente, non riusciamo a essere seri nemmeno col pubblico, Federico, come si fa? No, allora, diciamo che comunque questo è stato il primo esperimento dopo tanto tempo, e visto l'interesse che ha suscitato e sta suscitando, direi che ne faremo anche altri. E anche il nostro divertimento, dove lo metti? Scusa, anche questo è un posto d'onore, perché... Quindi magari questa volta l'abbiamo fatto... distanti, la prossima volta vediamo di farlo in diretta insieme, così evitiamo tutti questi impegni tecnologici. Vabbè, dai, è stata un'esperienza, ho iniziato più o meno a capire come si fa, più o meno, perché poi mettere insieme i pezzi si sa, ci vuole tempo. Però ci siamo riusciti. No, però insomma, a parte questo, quindi diciamo anche, perché ho visto in vari commenti che ci chiedevano: ma rimarrà presente questa diretta sui profili? Sì, rimarrà presente, se ci riusciamo io la metterò anche sul mio canale YouTube, in modo tale che insomma riesca ad arrivare anche ad un maggior numero di persone rispetto a quelle che sono presenti qui su Facebook. Quindi ecco, diciamo che dopo tanto tempo ritrovarci a parlare delle nostre esperienze, del nostro lavoro, e vedere come rispetto al passato su moltissime cose stiamo ritornando a quella
quell'unità che magari all'inizio non ha più quante litigate che abbiamo fatto. Cioè, noi eravamo capaci di litigare persino sui grandi misteri cosmici. Solo sui misteri cosmici, di la verità, Federico. So, perché se no. Ma quella era proprio il nostro must. Cioè, ho voluto tempo, separazione, discernimento, riflessione per arrivare a ritornare ad un equilibrio. Vedi come ritorna anche qui, anche nell'interno delle nostre esperienze, gli stessi cicli della vita o di quelli che osserviamo intorno a noi. Poi siamo più vecchi e più saggi ormai. C'è anche la vecchiaia, sì, che aiuta. Fra 3 giorni per me fanno 27, quindi... Io poco dopo vado per i 43. Quindi incominciano, per me incominciano a essere tantini, Però si accettano anche questi, fa parte anche del nostro bagaglio. Saggezza, no? Esperienza. Come la concludiamo questa serata? Come la concludiamo? Bella domanda. Con una battuta, come... Esatto, con una sintesi. Come suggeritore, l'aiuto del pubblico? Pubblico, aiuto del pubblico? No. Ok, scherzo. Il pubblico è in attesa di recepire le nostre ultime illuminanti parole, che non ci sono, perché no. Magari non ci sono. Sì. Credo che la vita non possa mettere un punto fine, quindi direi prossimamente ancora qua, un appuntamento. Esatto, è un po' come ho fatto con i miei seminari, che mi sono portato dietro tutte queste persone, aumentando ogni volta il carico di informazioni, perché se gliele davo tutte subito rischiavano di perdere la testa, però poi ancora, si va avanti ancora, e poi alla fine ho detto: guardate, il prossimo anno non lo so se farò questo seminario, perché sinceramente mi è venuto anche un po' a noi. Chiedono se ogni forma di sacrificio è un disvalore. Ecco, questo è interessante rispondere, perché in realtà dal mio punto di vista non esiste un disvalore. Cioè, se sei qui e sei solido quanto me, vuol dire che vali quanto me. Se no, forse la vita ti aveva sbiadito, no? Questo invece è un concetto, un altro dei concetti errati che ci hanno però trasmesso, che il valore è come un portafogli che è in tasca, che può essere più o meno gonfio a seconda di ciò che fai. Cosa che comunque si basa sul mito, no, dei 10 comandamenti, che viene instaurato e instillato proprio con questo scopo, con lo scopo di far credere all'uomo che può valere di più o di meno a seconda di quello che fa. No, però è vero che se mi sacrifico, e ogni forma quindi di sacrificio mi porta dolore. Questo sì, questo è oggettivo. Sul valore non si può parlare di una cosa oggettiva, si parla di morale, che è un altro campo, da cui il mio lavoro in realtà invita a camminare sempre, diciamo, osservando, no? Quindi prendendo anche un po' le distanze. Poi una cosa molto interessante che a volte mi chiedo, che anch'io molto spesso mi chiedo, ma mi chiedono anche le persone, ma una delle grandi domande che si fanno, che mi fanno, è: ma che senso ha tutto questo? O soprattutto, che senso ha la mia vita? Cioè, molto spesso le persone si mettono a raccontare le loro vite, quello che fanno, i loro problemi, le loro esistenze che considerano vuote, perché magari hanno dei ritmi giornalieri sempre uguali, che possono anche risultare essere ossessivi, stancanti nella loro routine. Però poi ti rendi conto che anche in questa apparente nullità è lì che si trova la grandezza della nostra esistenza. Cioè, un po' come quando Gandalf rivela a Galadriel che sono le piccole cose, cioè lui si era accorto che erano nelle piccole cose che gli esseri umani raggiungono la loro grandezza, cioè non è nelle grandi gesta,
nelle grandi opere o nelle grandi manifestazioni che l'umanità raggiunge le sue vette più elevate, cioè è nelle piccole cose della quotidianità della nostra vita che si raggiungono tutta quella poesia, tutta quella magia, tutta quella grandezza che poi ci è stata raccontata dai poeti, dai musicisti, dai letterati, dai pittori, cioè da tutti questi grandi artisti che nella loro dimensione quotidiana hanno guardato dentro se stessi per esternare quello che era il mondo. Assolutamente. Quindi, niente è inutile. Soprattutto le nostre vite non lo sono, anzi. Credo che proprio i piccoli gesti di spontaneità, ma quella vera, quella che ci fa star bene e fa star bene, no? Quella, non quella meccanica fatta per scudarsi, per proteggersi da sé, ma quella che è espressione di sé. Credo che sia proprio questa la grandezza. Quando, per esempio, l'altro giorno c'era una signora che era vestita, non lo so, era bella, bella è l'unica cosa che l'unico termine che riesco a trovare in questo vocabolario umano. E l'ho fermata e gliel'ho detto, con testimoni i miei amici che sono qui, tra l'altro, che mi ascoltano dal salotto. Vi saluto. E è stato, insomma, molto... wow, perché ecco, wow è l'emozione, è il termine più adatto per quell'emozione, è stato molto wow poterglielo dire, guardarla e dirgli, ma come sei bella, e lei che si è illuminata e ci siamo guardate per sei una... illuminata. Sì, lì c'era il contatto reale, il contatto vero, gli occhi che boom, sono diventati due fari, e questo credo che sia ciò che veramente è il nostro potenziale, essere. In quest'essere già ci illuminiamo a vicenda e pian piano portiamo proprio luce lì dove c'è più bisogno, lì in quei momenti di meccanismi, in quei momenti di scudi, in quei momenti di dolore, ma quando siamo lì con quello che c'è, in contatto con quello che c'è, standoci senza scappare da niente, senza scappare da quello che proviamo soprattutto, e tornando appunto a quel sapore più infantile forse che c'è lì, più vero, più pulito, senza archibugi, senza costruzioni, ecco lì, in quel nucleo lì di pura spontaneità, oltre il meccanismo, oltre quindi tutto ciò che serve invece per fuggire, per impalcare e apparire, ecco lì, in quel nucleo lì, c'è qualcosa che veramente è ciò che noi siamo, è una fragranza, un profumo. E quando ci permettiamo di emanare quel profumo, tutti i tratti di questa grande costellazione familiare che è la nostra vita, anzi costellazione cosmica, con tutto il rispetto, ecco che insomma tutto assume un altro sapore. Infatti, tornando e concludendo la costellazione cosmica, il nostro conterraneo Galileo Galilei diceva: il Sole, per quanto grande e potente possa essere, per tutta l'energia che irradia nello spazio, è capace con un suo raggio di scaldare e far maturare un grappolo d'uva. Cioè, nel cosmo ci sarebbero cose più importanti da fare, eppure arriva anche fin qui a scaldare un grappolo d'uva e farlo maturare. E tutti allo stesso modo, non dicete sì. Tutti allo stesso modo, perché i suoi raggi arrivano a tutti allo stesso modo, indistintamente, senza fare selezioni naturali, come invece facciamo noi. Morali, mamma mia. Morali, sì. Naturali e morali. Bene, fermiamoci. Sì, che altrimenti andiamo avanti fino a domani e poi vi tocca sopportarci. No, vedo che incominciano a essere stanchi, domani poi qualcuno va a lavorare, quindi hanno incominciato a salutarci con la buonanotte, quindi facciamolo anche noi per pietà. Infatti, abbiamo immensa comprensione di voi che siete a casa, noi andiamo avanti. Le nostre notti di passione alla fine erano queste, a parlare, non c'è più passione di questa, quindi insomma direi che sì, vi lasciamo andare. Sarà occasione per proseguire altre serate e continuare questa discussione. Perfetto, okay. Raccolgo quanto di sfida. Quindi ti ringrazio per questa sera, tanto ci vediamo fra pochi giorni, devo venire a prendere la birra. Sì, noi ci vediamo e con gli altri, ci vediamo presto. A presto e buonanotte. Buonanotte a tutti.